svolgimento. Come ogni anno, le vacanze di Natale le ho trascorse assieme a tutta la mia famiglia, nel paese dove sono nati i miei genitori e dove abitano i nonni. La mia famiglia è molto unita ed è composta da mio padre, il quale è geometra e lavora all'ufficio tecnico del nostro comune, cioè Teramo, è tifoso del Pescara e dice sempre che una volta era iscritta alla Democrazia Cristiana, ma che non l'ha mai votata. Mia madre è diplomata maestra e lavora nella biblioteca comunale. Soffre di colite con diarrea nervosa, per colpa, dice, della direttrice della biblioteca di mio padre e anche mia. Siamo partiti per la casa dei nonni il 24 dicembre e per tutto il viaggio mamma è stata arrabbiata con me perché ha scoperto che quando esco da scuola vado a mangiare le patatine fritte dal burger con Nicolino. Papà invece sentiva la musica con le cuffiette per non ascoltarci. Quando siamo arrivati a casa dei nonni c'era tanta neve e nonna Trieste stava già preparando delle cose buone per la cena. Che Dio, non ho fatto niente. Controlla bene, lo sai che quelli vogliono vedere tutto pulito. E sembra che debbano venire i principi d'Arlonia. Quando Trieste ti dice una cosa, che lei è muto, hai obbedito, hai capito? E portati via su cosa. Calma, calma. Matti, tutti matti, qui sono tutti matti. Prima di trovare una persona normale ce ne vuole. E andiamo a tirare la catena. Bravo. Missione compiuta, catena tirata. E meno male. Che gloria. Savelli, pronto! Pronto! Savellina! Pronto! Lina! Paola, bella di nonna, sai lì ti ho lasciato la porta aperta! Non risponde nessuno! Savelli, stamma a sentire! Lo sai, è arrivata Lina, hai capito? Gli è arrivata Lina? Lina! E perché ha telefonato? Savelli! Mamma! Mamma, 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 come stai? Bella di mamma, ringraziando al cielo, tutto bene. Che nonno, sempre in gamba. Da 4 giorni che non vado di corpo. Mi dispiace. Ma come sei cresciuto? E io non ti riconoscevo più. Papà, come stai? Sono 4 giorni che non vado di corpo. Beata a te, io dalle 2 alle 3 scarica al giorno. Beata a te. È sempre per quella maledetta colite. Credimi, mamma, non so più cosa mangiare. La pasta mi fa male, il pesce mi fa male, la carne mi fa male, la verdura nemmeno l'odore. Dimmi se posso continuare ad andare avanti così. Oh, e quando mi dispiace. E io mi stavo preoccupando. Tutta questa neve, le strade che ghiacciano, le macchine che scivolano. Per fortuna è cominciata a nevicare da poco. Dopo poco lì. Ah, meno male. Savè, pigli che appuot. Che faccio io? No, no. Dobbiamo mettere ancora a posto la stanza e poi devo mettere i cuscini dentro le federe. Ehi, andiamo, Save! Agli ordini! Cappotti al nonno! 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 Allora, non hai niente da dire? Di che cosa, scusa? Ah, di che cosa? Ci siamo già scordati di quello che parlavamo in macchina! Ah, sì. Questa ha deciso che quello che faccio io da mangiare non va bene per lei. Preferisce ammalarsi e farmi morire di spavento, te lo dico io. Ma che ha fatto adesso? Che ha fatto? Mamma, vieni qua, vieni qua. Lo vedi?
Lo vedi? Non ti sto neanche più a sentire. Guarda, non ti voglio rovinare la vigilia di Natale. Mettiamoci una bella pietra sopra e non ci pensiamo. E che ci possiamo rovinare la vigilia di Natale? No, perché ci mettiamo una bella pietra sopra. Non ci pensiamo più. Quella mangia le patatine fritte. Ho scoperto che dopo scuola va con Nicolina a ingozzarsi di patatine fritte da Hot Burger, ma tu lo capisci? Michele, ci devi parlare. Diglielo che così si rovina il fegato, lo stomaco. Diglielo come va a finire. Maura, vieni qui. Uffa, che c'è adesso? Lo sai come va a finire? Va a finire che dovrei portarti appresso per tutta la vita un sacchetto di plastica per farci i bisogni dentro. Ecco come va a finire. Hai sentito che cosa ha detto la mamma? Che non devi più mangiare... Chi è che non devi più mangiare? Le patatine fritte! Le patatine fritte! Mai, mai, mai! Mai! E neanche gli hamburger! Hamburger? Ci possono mettere quello che vogliono, lo capisci? Capisci? Cretino! Ma a chi l'ha detto cretino? A te! A me! Allora ragazzi, questo è papà cretino, sai dove papà cretino? Good morning! Good evening! E poi sarei io il cretino! Good night! Vedo che hai buon gusto! Questo qui è un vero capolavoro! Penso che sia addirittura dipinto da un maresciallo maggiore! Guarda, qui c'è pure la tua firma! Maresciallo maggiore Eraldo Miscia! Dai nonno, mettiti vicino al quadro che ci facciamo un selfie! Ha regalato quadri a tutta la compagnia e ogni tanto viene a verificare lo stato di conservazione! Tutti aspettano che muoia. E perché? Ma perché dopo avranno un valore inestimabile e io te la lascerò in eredità. E così ci camperà di rendita. Maura, è inutile che sei andata a mettere le tue cose di là dei nonni. Ne avevamo già parlato. Basta dormire con loro. E poi quella è la stanza più fredda e ti ammali di sicuro. Nonno, posso dormire con voi? Ma l'hai sempre fatto. Oh, grazie, nonno. Ma quale Fried è Fried? È che voi siete abituati alle temperature alte, che le sì che fanno male. Oh, la nostra nipotina resta con noi e basta. Ma mamma, ma è grande. Ma quale grande è grande? Eppure se fosse grande, grande, mo, grande. Ma ancora, ancora. Uffa, mamma! Mamma Nicchiona! Ma... Oh, ma chi è? Chi è che è arrivato? Chi si è Alessandro? Di Alessandro, capite? Salite, capito! Chi è? Alessandro! Mamma! Alessandro! Buon Natale, mamma! Buon Natale a te! Buon Natale, cosa non mi fa? Stai bene? Va bene, grazie a te! Sono contenta! Stai bene? Sono contenta! Stai bene, nonna? No, 4 giorni che non vado di corpo! Ah, sono contenta! Sei contenta? Sei contenta? Sei contenta? Sono contenta! Sta bene, di capo! Pica, pica! Capotti, capotti al nonno! Capotti al nonno! Capotti al nonno! Voglio fare un sacco di stare su internet! Assolutamente sì, anzi vieni! Lo sai cosa voglio scolare? Per fare la ballerina? Ma davvero? Sì! Oddio Monica, ci fai vedere? Dai, bella che zia balla, faccio un pezzettino! Dai, un pezzettino! Dai, dai, dai! Dai, fai vedere! No! Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Tutta la mamma, eh? Anche la mamma balla bene, ah sì. Cioè,
Caro Alessandro, sono 30 anni che è caduto il muro di Berlino. È caduta la Russia, la Cecoslovacchia, la Polonia, la Bulgaria, l'Albania. La Polonia. Adesso se vai in giro dicendo che sei comunista, la gente si mette a ridere. Ma secondo te, la falce e il martello devono ancora esistere nel simbolo di un partito che vuole governare. È per dare al simbolo del partito un certo continuum con la storia. Un che? Continuum. Ma che è, uno sciroppo? A me lo yoga mi rilascia molto, sai, sia il fisico che la mente. È un po' come trovare il tuo equilibrio tra l'interiore e l'esteriore. E poi i legamenti, ti scioglie tutto, ti scioglie. Poi guarda, ogni mattina faccio una mezz'oretta di meditazione e via. Se c'hai una scuola a Teramo, guarda, te la consiglio, Vai, iscriviti subito, corri. E mi devo informare se c'è corro. Corri, corri. È certo che corro. Ma chi è? E che se è Milena! È Milena! Guarda, ti trovo veramente bene. grazie. Lo sai? Dimagrita, sei proprio dimagrita. Sì, lo so, ho un mese di riso in bianco. Ancora con quella colite. Credimi, non so più cosa mangiare. La pasta mi fa male, la carne mi fa male, il pesce mi fa male. Sono 4 giorni che non vado di corpo! Beato te, io 7! 7 giorni! Ciao bambini! Caro professore, allora con tutte quelle ragazzette, quando è che ti troveremo conto su un giornale, professore, messo? Ma figurati! Su, quelle sono ragazzine! Quelle sì, ma le mamme però... Dai, lo fascino del docente! Dai! Bene, quindi non riesci a risolvere questo problema della colite? No, oramai mi ci sono fatta vecchia. Tu piuttosto quel polipetto ti sei fatta vedere? Dopo ti dico che c'è mamma. E certo che Monica ha fatto un bello sviluppo, Quanto è cara! Che Dio la benedica! Deve essere proprio un'età difficile. Ma a scuola come va? Oddio, sai, un genio non è mai stata, poverina, sgobba, ci applica e quindi tutto quello che viene va bene. Ma che cosa stai mangiando? Ma non sai quante calorie c'ha quella roba lì? Sei proprio dura! Lasciala stare! Venite con me, che vi devo far vedere una bella cosa! Lasciala stare, che mi vien su con un culo che fa provincia, ma dai! Va bene, tra qualche annetto capirà. Facciamo una bella partita alla carta, che ne dite? Una scopetta! E per la scopetta! Sì. Ma com'è bello questo golfino, vero? Non è né leggero né pesante.
Ma è di cashmere. Ah. Sì, sai, io preferisco comprarne uno ma buono. E che serve comprarne tanti se poi li devi buttare? Sai come si dice dalle mie parti? Poco pagare, poco valere. È un po' come dire, più spendi, meno spendi, ecco. Eppure questo è vero. Senti, ti volevo telefonare. Sì? Assaggiate questi pasticcini, vedete come sono buoni. No, per me no, mamma, no. Grazie. Almeno tu, Milena, erano quelli che ti facevo quando eri piccola, ti piacevano tanto. No, mamma, proprio per questo mi conosco, poi mi viene un groppo qui alla bocca dello stomaco. Acqua e vino, questi li digeriscono pure i bambini. Mamma, ma se ha detto no è no, eh! Va bene, qui stanno se li volete! Beh, io Trieste uno lo gradirei, lo posso prendere! E sono contenta! Bene, bene, grazie! Nonna, ma ti sei dimenticata che non bisogna nominare latte ai bambini? Sennò qua si dispiace! Va bene, ma ogni volta! Allora non possiamo nominare nemmeno più Gesù bambino! Sì, hai ragione, basta così. Parliamo di cose serie. Ti dicevo che ti volevo telefonare per chiederti come è andato il matrimonio. Innanzitutto quella mattina non mi esce una febbre sul labbro e non capisco perché ogni volta che ho qualcosa di importante mi esce a staffare. E va bene, lasciamo perdere. Non mi si va a scaricare la batteria della macchina proprio quel giorno. Che io dico, avessero sposato in una chiesa al centro, uno dice prende il taxi, certo. Chi se ne frega. No, loro hanno voluto sposare in campagna, manco fosse Carolina di Monaco. Che presuntuosa, troppo ambiziosa. Cara, a proposito, ti sei ricordata del mio tavolo, sì? Io che faccia tosta, adesso mi dovevo ricordare pure del tuo tavor. Oddio, mannaggia, e adesso come dormo? Ma lo sai quando si chiude una casa le tapparelle qui per casa non fa niente e io devo pensare anche al suo tavor. Non c'ho nemmeno la ricetta appresso. Va bene, ti darò un po' del mio Valium. Beh no, il Valium non fa niente, non mi fa. Oddio, non collabora. Io vado a comprare il capitone. Ma perché non ti specchi al freddo che fa tutto lui, eh? Capita a volte che ritorna a casa prima di me, io dico fa qualcosa, apparecchia la tavola, alza una volta quel culo, non fa niente e io devo pensare anche al suo tavolo. E che diamine? Adesso alzo il culo e mi vado a comprare il mio tavolo. Ti accompagno. Il Cappotti ha portato il nonno. Cappotti. Che fai, vieni a vedere? No, io voglio stare un po' con papà. Mi fermo pure al bar in piazza e mi prendo anche un bel cappuccino caldo con la schiuma. Ma quale cappuccino? Un bel prosecco. Filippo. Cappuccino. Sì, senza caffè. E senza latte. Impazzire. Senti, piuttosto, ma lei com'era? Ma dice che era un vestito di Valentino Scorsese. Sì. Chissà quanto le sarà costato. Ma secondo me l'ha presa a metraggio. E sua sorella Rosa? Ordinaria. A proposito di Rosa, te la ricordi la mia collega d'ufficio Rosa Giannetti? Sì, quella che ho conosciuto l'estate scorsa al mare. Proprio lei. Un giorno si stava facendo la doccia, a un certo punto, tacchete, si accorge di avere una cosa dura al seno come un ceccio qua. Non ti toccare. Lei si confida con me e io le dico, devi andare subito dal dottore. Il dottore appena l'ha vista ha indovinato subito, gli ha fatto fare la mammografia e dopo le ha detto, lei signora mia bella si deve operare immediatamente. Già. Una volta asportato il ciccio, l'hanno fatto analizzare. E quindi? Maligno! Oh mio Dio! Povera donna! Ma tu puoi sapessi, una bella donna! Capelli rossi, occhi azzurri, formosa! Pensa che faceva pure yoga e meditazione. Se per questo succede anche alle basce e alle macchie. Infestata! Le hanno dato solo 15 giorni di vita, sono andata a trovarla, dice che la stanno curando per una strana infezione. Poverina, meno male che non si è accorta di niente. Poverina! Adesso va a fare yoga?
Adesso fa meditazione. Dice che si deve rilassare, ma di che? Io se fossi Alessandro, sai che ceffoni che sì, gli darei. Ma perché? Il cashmere, la pelliccia. Oh. Ma dove li prende tutti questi soldi? Ah, cara mia, quanto sei ingenua. Tu dici? Addirittura! Gesù! Avete sentito che sciagura? No, che è successo? Ma come, non avete sentito la televisione? No, no. Il terremoto! Il terremoto! Oddio, dove? Migliaia di morti! Ho capito, mamma, ma dove? Non ho capito bene. Mi pare dalle parti della Cina. Oh, poveracci, pure il terremoto! Ma è lontano, per fortuna. Con tutti i terremoti che ci abbiamo avuto noi qui e con tutti i cinesi che ci stanno, poi. Quelli sono miliardi, abituati alle carestie, alle malattie, alla fame. Sì, sì, ma io queste notizie non le posso proprio sentire. Mi fanno male, sai quanto sono sensibile? Sì. Anche quando sento in televisione di tutti questi extracomunitari che sbarcano, mi viene un groppo qui perché io sono tanto sensibile. Sì, lo sappiamo, sei proprio tanto sensibile. Gesù, sì. Gesù, abbi pietà di noi, abbi pietà di noi, abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. Ma che dici, se la farà sempre tu lo stesso, se l'è trovato pure l'altro? Ma allora sei proprio ingenua, pensa che l'hanno vista che entrava al cinema da sola. Sì, c'entrava da sola. Scusate, avete visto per caso la mia borsa? La borsa? Eccola. E così rinfresco non è stato un granché. Oh no, hanno voluto fare le cose moderne, rinfresco in piedi io con i tacchi poi. Per carità. Per carità. Hai visto come ci ha guardato? E ci credo, c'ha la coda di paglia. La coda di paglia. Questa è di nemico. Allora, mamma e papà stanno bene, eh? Sì, sì, sì. Papà sì, l'ho sì, trovato sì, anche meglio questa volta, sì, vero? Sì, è vero. Anch'io ho notato un certo miglioramento. Sì, sì, è più presente. È vero, più presente. Più presente. Più presente. Più presente. Thank you. Very good. How are you? Nice to meet nice. Cosa avete da guardare? Niente. Very good. Very good. Matti. Tutti matti. C'è poco da fare. Prima di trovare una persona normale, qui ce ne vuole! Papa, ce ne vuole! Comunque, e non mi spingere! Ma sei proprio così! Ma che sto mamma! Solo per te la mia canzone vola! Mamma! Giù la ciò! Ma come tu non sarai mai sola! Quanto ti voglio bene! Queste parole d'amore che ti sospirano cuore, forse non si usano più luce. Ma quando piange, ma la canzone mia più bella sei tu. Mamma mia, la più bella, e per la vita non ti lascio mai più, mai più. Ma che spizzo! Ho capito! Vabbè! Papà! Che fai? Papà! This is a window! Tutto perché possono entrare gli animali, ma né niente non si sente. A me rivedere certe partite mi mette sempre un'emozione grande. Ma hai visto che parata che ha fatto? Ma Dio, ci ha visto dentro la palla. Non c'è niente da fare. È il più forte portiere del mondo. Pa 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 pa.
fuori classe, eh? Guarda che anche oggi il titolare dovrebbe essere lui. Io non capisco perché non lo fanno mai giocare. Favoloso. Guardate che muscoli. Guardate che fisico. Deve avere dei pettorali d'acciaio. Oh, sembra un ghepardo. Un eroe. Ecco che cos'è. Senza di lui sta partita non so come sarebbe andata a finire. Ma con chi giocava? La Juve. E se gioca pure adesso. Altri. Ma da quanto tempo è che te interessi di calcio? Ma meno male che il capitone è andato a finire sul balcone di sotto. Nel poco il sigaro è morta di paura. Il capitone in testa gli è arrivato. Non ci poteva credere. Mamma, mamma, che cosa stai facendo con quel braciere? Lo sto portando in camera mia. Mamma, quante volte ti dobbiamo dire che il braciere in camera da letto è pericolosissimo? Un'oretta. Poi quando andiamo a dormire lo levo. Brucia tutto l'ossigeno, ma perché non ve la comprate una stufetta? Sono 40 anni che ce lo mettiamo e siamo ancora vivi. È un momento. Certo che pure mamma delle volte è proprio una capocciona. Sì, parecchio pure. Oh! Stavo passando! La squilla! Mamma, la squilla! La squilla! Mamma, stavo zitto! Sono su televisore, spegnete pure la luce! Squilla, vieni! Corri, papà! Niente, Cocco, ogni anno la stessa storia. Vai dal babbo che ti spiega. La squilla, la squilla. Che significa? Ah, vieni, vieni, piccolo. Dunque, questa campanella che tu senti suonare si chiama... Com'è che si chiama la scala? La squilla. La squilla e suona durante la processione la sera della vigilia di Natale. È una tradizione antichissima che abbiamo qui nel nostro paese, bellissima. Quando suona la squilla, tutto il paese si ferma e le persone rimangono tutte dentro casa, perché la tradizione vuole che i figli baciano la mano ai loro genitori. Mamma, mamma, dov'è la cannella? La squilla. Vieni papà. Ti voglio bene papà. Senti mamma, ecco, senti. Vieni, vieni, per fare Gesù bambino, vieni. Ti voglio bene papà. Ti voglio bene mamma. 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 Tu scendi dalle stelle, ore del cielo, e vieni in una grotta al freddo angelo, e vieni. Meraviglioso, meraviglioso. E va bene, vi voglio dire una cosa, però prima vi voglio dare un'altra cosa. Ecco, questa letterina la dovete aprire quando andate tutti quanti a casa, va bene? Va bene. E adesso vi voglio dire un'altra cosa. Sì, mamma. Che cosa? Vi voglio bene. Anche noi. Anch'io vi voglio dire una cosa. Sì, ma quando si mangia? Va bene, sono pronti gli aperitivi, però prima le bambine. Sì, prima le bambine. Vedete, venite da nonna che è già preparati gli acquisti per voi. Ma non è purtroppo? No, lasciala stare. Oh. Un altro po', non amore di nonna, un altro po'. Ma quanto te ne fai mettere? Ecco qua. Quanta roba. Poi dopo dici che vuol far la ballerina. Ma io cose piacciono. Lasciala stare.
o fanno ingrassare, come diceva Bernard Shaw. Bravo, sì, è carino, è tipo Costanzo Shaw. No, grazie, per me sì, no, mamma. Bernardo Shaw. No, non lo conosco. Mamma, per me no! Ehi! La pasta mi fa male, la carne mi fa male, il pesce mi fa male, la verdura nemmeno l'odore. Dimmi se posso continuare ad andare avanti così. Io sì. A me poco, perché mi devo mantenere leggero. E sentiamo, perché ti devi mantenere leggero? È come se non lo sapessi. E non lo so, me lo sono scordato, perché? Ma perché domani sono di servizio. Di servizio. Tu sono 20 anni che stai in pensione, capito? Ragazzi, a me dispiace dirlo, ma da un po' di tempo vostra madre non ci sta più col cervello. E bisogna prendere dei provvedimenti. Sì. Prima che sia troppo tardi, Trieste, ti devi curare! Mannaggia, goccia, toglie, passere! E su, su, non lo dimenticate, su! E non ti strafogare! E non rompere la minchia! Tutto questo bel giro! E ci sta gente che in Italia si lamenta! Noi qui ci avevamo tutto! Mangiare a volontà! Democrazia! Libertà! Sì. Un paradiso, è vero. Invece certi italiani hanno dovuto aspettare la caduta del muro di Berlino per rendersene conto. Questi nostri rivoluzionari. Adesso li spedirei tutti in Russia, in Cecoslovacchia, in Bulgaria, in Polonia, in Ungheria, in Albania. A Bulgaria l'ho detto? A Bulgaria è Ma se penso a tutti quei poveresli che soffrono la fame e il freddo, mamma mia, mi si stringe il cuore. Sì, sì, è vero, anche a me viene tanta tristezza quando sento in televisione di tutti questi extracomunitari che spaccano, che stanno lì senza neanche un pasto caldo. Io sono troppo sensibile. Com'è? Com'è? È buono, Fili, è buono. Che cos'è, Montepulciano d'Abruzzo? Ah, è della cantina sociale di Tollo. Ecco. Bevi, bevi, che ti fa bene alle arterie. Dopo, non venite a piangere da me. Questa proprio non la sopporto. Chi è che non sopporti? La Parietti. Io non la sfiorerei neanche con un bastone lungo 3 metri. E invece io avrei qualche bel colpetto di bastone. È Michele quando si tratta di bastoni, Se avessi 70 anni però farei vedere la mia. Io non capisco perché mangi come un cassonetto. Non mangio come un cassonetto. Ah, no, e come? Mangio normale. Ma non lo capisci che così non riesci ad assaporare quello che mangi? Basta perdere, l'assaporo. Signori, io mi faccio io in cucina. Poi arriva lui, blob. Non sa neanche quello che mangia. Ma me ne accorgo, non ti preoccupare, me ne accorgo. Zitta! Zitta! Smettila! Ma io la smetto quando mi pare! Dai, dai, mi fate proprio venire in mente quando eravate bambini, Ma me lo devo togliere subito dalla testa! Ma perché mi viene un nodo qui alla gola? Mamma! Io volevo che voi crescevate felici! Ma noi siamo felici! Io lo dico sempre a Gesù! Fai soffrire me, ma non fare soffrire loro. Mamma, non dire così, siamo tutti insieme, felici, uniti. Lo so, voi siete proprio bravi. Questa è proprio una bella famiglia. Ma se penso a quei poverelli che non ce l'hanno. Ma allora, ma scusa. Ma Milena, ma perché fai così? Scusa, scusami. Ma tu non ti devi scusare, sono tua sorella. Se tu che non te la devi prendere così ti fa male. Io ho voluto che non ne avessi. Credimi, figli, non sono tutto nella vita. Bella di mamma, non ti preoccupare, tesoro. Alla zia non è successo nulla. Va bene. Che stai bevendo? Coca-Cola. La Coca-Cola prima di cena? A
detto nonna che posso. Sparisci, sparisci! Lo vedi, lo vedi? Servono soltanto per farti venire il sangue amaro. Eh sì, ma almeno hai una ragione per cui vivere. Eh? È che sono depressa e tu non sai che brutta bestia che è la depressione. Lo so, lo so. No, solo chi ne soffre veramente lo può sapere. Lo so. No, tu non lo sai. E invece lo so. No, tu non lo sai. E Milena, che ti devo dire allora? Non lo so. Ti svegli la mattina che ti senti sola, vuota, triste, disperata. Ma perché? Perché? Perché io sono una donna sola, capisci? Sono completamente sola. A chi lo do tutto questo amore che ho dentro, eh? A chi lo do? A me, tesoro. A Filippo. Sapete che abbiamo incontrato quest'estate alle Tremiti? La Cleia? Ma quale Cleia? Niente po' di meno che Reggetevi Forte, l'Ornella Muti. Ma dai, alle Tremiti? Ho letto che era Porto Ercole. Mo ci dico di sì. Guarda, neanche io ci volevo credere. Ah, e poi ho pensato, ma perché una come lei dovrebbe venire in vacanza dove siamo noi? Ecco. Oh, e invece ce la vediamo arrivare lì una mattina in spiaggia con Oshalance. E com'è? Com'è? Chi? Ornella Muti. Ornella Muti. La bella gnocca. Eccolo. Ma guarda, non ti creder mica, non è poi tutta questa bellezza. Ma è così, insomma, piccolina, un po' con l'orecchia a punta, come la Lina. Perché io ho l'orecchia a punta. Scusa mamma, c'ho l'orecchia a punta io? Non mi pare che c'ha l'orecchia a punta. Un pochettino sì, È una bella gnocca. Bella gnocca, ben proporzionata, questo sì. Però guarda, ti dico la verità, vedermela arrivare lì così davanti, tutta ad un botto, mi ha fatto un'impressione. No, per me è sempre stata una donna meravigliosa. Ve la ricordate, ragazzi? Sì. Andavamo a vedere tutti i suoi film. Sì. Era sempre bellissima. Sì, però a me mi viene in mente che qualcuno qui della famiglia gli piacevano i programmi delle gemelle Kessler. Difatti, bravo! Alfredo! Ma ve lo ricordate, Alfredo, quando si metteva davanti allo specchio e imitava le gemelle Kessler? Mamma, ti prego, odio questi ricordi! Ah, perché siamo in famiglia! Dai! Dai Alfredo, la notte è piccola per voi, troppo piccolina. Guarda, Alfredo, Però solo un pezzettino. Sì, sì, e tu Filippo, presenta. Fagli una bella presentazione. Un attimo di attenzione. Adesso il nostro caro Alfredo ci farà un piccolo pezzettino di un balletto delle gemelle Kessler. Ciao Alfredo. Chi penserà a te? Se non ci fosse stati voi, ma che vita sarebbe stata la nostra? Alfredo c'ha ragione, mamma, sai? Non è facile trovare una brava ragazza al giorno d'oggi. Mica tutti sono come noi. La gente è ipocrita, egoista, pensano soltanto ai loro affari. Ma lo sapete perché? Ve lo dico io perché. Perché si è perso il valore della famiglia. Ecco perché i giovani d'oggi vengono su sbandati, senza ideali. Ma lo volete capire che noi siamo soltanto dei replicanti? E allora?
Il nostro compito è quello di trovare un buon lavoro, una bella casa, una moglie, mettere al mondo tanti bambini. E poi cercare di vivere tutti uniti, tenendosi per mano. Oh, bravo, bravo. Va bene, però adesso andiamo tutti a mangiare. Saverio, vatti a vestire. E perché? Perché è Natale e dopo mangiato dobbiamo andare alla messa. La notte di Natale è nato un bel bambino, bianco, rosso, tutto ricciolino. Maria lavava, Giuseppe stendeva, e il bimbo piangeva per il freddo che aveva. E ne va! Oddio, Bobo, che fai? Ma che ci spendo? Ma ci sentono tutti! Ma tu lo faresti anche qui, ma quante mani c'hai? Ma dai! Eccomi, tesoro! Certo che mamma e papà quest'anno li ho trovati proprio bene. Ah sì, anch'io. Asilli, visti, sì, 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 poi sono sempre contenti quando siamo tutti insieme, però mamma, uno sguardo un po' triste, poi quelle buste. Sì, quelle letterine, ma che cosa avrà voluto dire con quelle letterine? Ha detto che le dobbiamo leggere quando ce ne andiamo. Ah, ma io non ce la faccio mica, No, io neanche. Io ce l'ho qui, davvero. Sì? Allora prendila, leggiamo. Controlla. Non diciamo niente a nessuno, non facciamo finta di niente, non andiamolo a vedere. Che dice? Adesso, figlia mia, se un giorno io non potrò più venire da te, tu non dimenticare di venire da me. Che vuol dire? Se un giorno non ricorderò più il tuo nome, vieni a ricordarmi chi sei. No, continua tu. Ma io, sai, sono sensibile. Se un giorno io non saprò più esprimere la mia fierezza e il mio amore per te, sappi che nella mia anima niente sarà perduto. Tu continuerai ad essere la parte più bella della mia vita. No, ma perché? Senti, non dobbiamo andare a vedere che l'abbiamo letta. No. Non finta di niente, che stanno arrivando. Sì, come gli sta questo? Guarda, l'altro cappotto ti cadeva meglio. Ma davvero, perché? Sì, non lo so, ti pare che ti fa difetto. Ma no, ma questo è proprio per... Eccola! Sì, la dovete quando eravamo piccole, senti? Che bello! Fammelo provare! Mamma, mettiti qua, mi devi fare una promessa. Che promessa ti devo fare? Che stasera, se vuoi uscire con noi, ti devi mettere un pochino di rossetto. No, è troppo rosso. No, ma che devo farli della gente la notte di Natale? No, ti devi mettere. Adesso ci penso. Ma che stasera? No, io lo sei pronto, non me lo metto! Ecco qua! Bene! Ma che bambolina! Aspetta che sei bellissima! Siete pronte? Un attimino! Vieni mamma, va! Filippo, c'è a posto! Vieni qua! La sciarpa non l'hai presa? Anche noi siamo pronti, eh! E il cappello! Sicuro? Ci siamo? Noi siamo pronti! Sabe, ma che ti sei messa? Ma se non me lo metto per la messa di Natale, quando me lo metto? Ma che dobbiamo fare ridere i polli la notte di Natale, Sabe? Cammino, vattela a togliere, vai! Per piacere, non dobbiamo fare queste figuracce, vatti a togliere quel cappotto, Sabe! Dietro! Ma perché, nonno? Uso ad obbedir tacendo. Questo è il nostro motto. Thank you.
Certo che fa proprio freddo, eh. Ma perché non vi comprate una stufetta e poi ve la portate appresso per tutta casa come fate col braciere? E che dobbiamo fare? Un'altra spesa? Cammina, vatti a lavare prima che comincia la fila. Sì, forse è meglio. Oddio, adesso con quell'acqua gelata, mamma! Ciao, Lina, buongiorno. Buon Natale, mamma. Buon Natale, mamma. Ma te ne potevi stare un altro po' a letto col suo freddo? Che freddo, buongiorno, mamma. Buon Natale. Bella di mamma, buongiorno. Che freddo, ma vieni, casta, vieni. Ma non mi fate prendere queste paure, però. Freddo. È pronto? Ecco, ecco qua, bello di mamma. Mangia tutto, eh! Mamma, mi dai un cucchiaio di caffè, per favore? Va bene, eccolo qua. Un po' di caffè. Grazie. Ecco qua. Senti, lo vuoi un po' di questo ciambellone? No, no, grazie, mamma. Ma come, questo è quello che ti facevo quando eri... Quando ero? Quando eri mora! Mora? Sì! Mora! Prima che diventassi bionda! Ah, prima che diventassi bionda, c'è ragione, va bene. Ma lo sapete che ho sognato stanotte? Chi? Certe volte il sogno è proprio pazzo. Ho sognato nonna Nina! Nonna Nina! Nonna Nina! Ma nonna Nina sognato! Nonna Nina, nonna Nina, ma ti levi quel coso dalla testa, mamma mia! Stava sdraiata in mezzo a un campo di grano. Io mi sono avvicinata e gli ho detto: nonna, ma che ci fai sdraiata là per terra? E lei, prendendomi la mano, mi ha detto: Milena, aiutami, sono caduta. E io: come sei caduta? E lei: sono caduta da un elefante. Nonna niente, da elefante, è caduta da elefante. Nonna niente, che ci faceva l'elefante? Nonna, sei brutto anche senza il coso in testa, mamma mia. Ma perché da un elefante? Mamma, ma io che ne so perché da un elefante, è un sogno. Ecco. Buongiorno, buongiorno, auguri, mamma, buongiorno. Per me soltanto un po' d'orzo, eh? Sì, ma ti ci metto pure un po' di caffè, così ti riscalda un po'. Va bene, ma ecco, solo un goccino. Aspetta che ti metto pure il caffè, aspetta. Ecco qua. Mamma. Prepari una tazzina di caffè per Gina, che a lei piace prenderlo a letto. Certo, va bene. Beata lei che c'ha chi glielo porta il caffè a letto. Ecco qua. Papà si è alzato? No, ma quello più tardi si alza e meglio è. Papà vuole uscire da questo bagno. Dai. Momento. Un momento! Si è alzato! Nonno, ma sono 3 ore che sei lì dentro! Dai, nonno, devo fare la pipì! Saverio, esci! È un ordine! Ognuno deve aspettare il suo turno! Questo dice il regolamento dell'arma! Sono 5 giorni che non vado di coppia! Io adesso che quasi c'ero! Io non ti conosco! Io non so chi sei! Si è alzata la Raissa! Hai cancellato con un gesto i sogni miei! Sono nata ieri nei pensieri tuoi! Eppure adesso siamo insieme. Anche a te piace la mia? E come si fa? Per me lei è unica. Per carità, anche De Gregori e Dalla, Però lei è un'altra cosa. Sì, immagino. Sarà che mi ha aiutato a superare alcuni momenti della mia vita. E dimmi, siediti. Pensa che una volta stavo con una persona e non sapevo se mollare tutto. Sai quando quelle storie cominciano a prendere una piega che insomma capisci? Dillo a me. Ecco, un giorno vado a comprare il suo ultimo disco. Io non l'avevo mai ascoltato. Lo metto sul piatto. E neanche a farlo apposta c'era una canzone che si intitolava Ancora. Ancora? Sembrava scritta apposta per me. Sentire lei che diceva Ancora. Ancora? Io ti amo. Ancora. E capire che io quella persona l'amavo ancora. È stato tutt'uno, capisci? Un grande amore. E sono contenta. Un grande amore.
Io non ti conosco. Io non so chi sei. So che hai cancellato con un gesto il giorno. Sono nata io. Gli uomini si sono alzati? Non ancora. Nemmeno male. Con loro tre piedi non si riesce a combinare niente. Sì, infatti, meno ci stanno e meglio è. E poi, più passa il tempo, più diventano noiosi e inutili. C'ha ragione quello della televisione che dice che bisognerebbe cambiare partner ogni 3 anni, perché poi si diventa come fratelli e sorelle. Proprio così, guarda, una bella botta d'allegria ci vorrebbe proprio ogni tanto. E io che devo dire? Che sono 60 anni che sto con quel catafascio! Mamma, ci dovevi pensare un po' prima. Sono stata una scelta. E se domani io non potessi rivedere te, mettiamo il caso. Mamma, dov'è Maraschino? Maraschino? E non c'è. Come non c'è? Me lo sono dimenticato. Oddio. Ah! Oddio! Oddio, che è successo? E io come faccio a fare la crema al maraschino senza il maraschino? C'è il mandarinetto! Il mandarinetto! Ma la senti, mamma? Ma la senti, mamma? Sì, la sento! Ma come si fa a fare la crema al maraschino col mandarinetto? Dai! La crema al mandarinetto! E dov'è? Sta nella credenza in cucina. Vieni, che io lo so dov'è. E se domani io non potessi rivedere te? Abbiamo Mina e Celentano qui. Persona molto fastidiosa, guarda, 7 lettere, 10 orizzontale. Alfredo. Ma siete scemo però, I am spaghetti. And you? I am sorry. And you? I am Italian. And you? Voglio vedere voi cosa fate adesso che siamo in Europa. Dopo non venite a chiedere a me di farvi da interprete. No. Google. No, studiamo insieme. Yes. Very well. Very well. Allora, leggi qua. Dove devo leggere? Pure io voglio leggere. Dai, siediti. Da qui. Qui? Allora, depend is on the table. Depend is on the table. Bravo, nonno, adesso qua. Qua? Sì. Cazzo no! Sapete! Sono una parolaccia voi! Di cazzo no con le tebbe! Sapete, sono le bambine! Ma no! Ma mamma, quella non è una parolaccia! Significa gatto! No, io ci ho sentito buona! Rinta cazzo! Di cazzo no con le tebbe! No! What is this? This is Cane bollente, nonno! Cane bollente! Dai, zitta! This is the hot dog! This is hot dog! Bravo, nonno! È un po' di cane bollente, hai visto? Io te l'avevo detto! Oddio, ma lo dog è un salsicciotto! Salsicciotto? Salsicciotto! Salsicciotto! Dai, nonno, what is this? This is... questo non è facile, this is... Dai, nonno, è semplicissimo, this is boo. Boo? Boo? Boo, boo, sette te! Dai, nonno, this is boo? This is boo! This is boo! Ma quale boo, nonno? This is the book! Si vede pure dalla figura. L'inglese non è facile, anzi, tutt'altro. Però ho sentito che escono fuori dall'Europa. C'è la Brexit! C'è la Brexit!
Mamma, questo è per te da parte di tutti noi. Eh sì. Oh, ma non dovevate però, Mamma mia, ma veramente non dovevate, ma che bella! Guarda, Save, che bello, grazie, grazie, grazie! Ma papà! Non c'è il regalo per papà! Papà! E questo è per te, da parte di tutti noi! Sì! Very good! Very, very good! Very good! Così posso farci finalmente il completo. Ma quanto è bella! Sapessi da quanto tempo che andavo cercando una sottovestina così? Poi arrivi tu! Grazie! Tu non puoi capire quanto mi potrà essere utile questa penna. È un oggetto di classe fine, perché sapevo che solo tu avresti potuto apprezzarlo. Hai esaudito un sogno. Tenete, così vi ci comprate quel che volete, belle di nonna. Sentite, ma perché non ci facciamo una bella foto di Natale? Sì! Sedetevi, perché vi dobbiamo dire una cosa importante. Da tanto che ci sto pensando, ma poi passa oggi e passa domani. Ma mo ho deciso, e quando Trieste decide una cosa, che l'è davvero ciocca tosta. E che ci devi dire di tanto importante? Abbiamo deciso che in questi pochi giorni che ci restano da vivere, li vogliamo vivere più vicino a voi. Noi da qui ci siamo sempre mossi poco, e voi lo sapete, ma mo basta, basta vivere da sole. Ma finalmente, era ora. Ma dico, io in 10 anni che sono sposata avete messo piede a casa mia sino 2 volte. 3 2. 3. Da quanto tempo è che te lo sto dicendo, mamma? Uscite, che diamine! Ma se noi non aspettiamo altro, vero, Gina? Sono contenta. Mamma mia, che bello! Ma che bello Natale! Ma che bei figli! E che bella famiglia che tengo! Grazie, hai visto, Savè? E noi pensavamo che...
che voi non ci volevate. Mamma, che stai dicendo? Mamma, ma come ti vengono in mente certe cose? Noi non vi vogliamo, noi non li vogliamo. Mamma, dai, adesso voi con calma decidete e quando siete pronti ce lo fate sapere. La nostra casa è a vostra disposizione. Certo. Vero, Gina? Certo, sono contenta. Grazie. Adesso però mi vergogno un poco, però ve lo voglio dire lo stesso perché ho deciso che vi devo sempre dire tutto. Ma lo sapete? Che cosa? Lo sapete che stavo pure pensando all'ospizio? Che? L'ospizio? E che c'è l'ospizio? Però quando ci sono andata e ho visto quell'odore di vecchio mi è preso come un blocco qui, alla bocca dello stomaco. Anche perché io ho la responsabilità di lei, solo non me la prendo. Concentriamoci, non è che non me la voglio prendere, non me la posso prendere. Io c'ho dei impegni. Il lavoro, il corso d'inglese, l'Europa. Ma quando lo trovo il tempo? Quando? Vieni, Salè, siediti. È un altro motivo, è proprio questo. Ma qui da soli, se ci succede qualche cosa, ma chi ci vede? Chi ci sente? Così abbiamo deciso di venire a stare con qualcuno di voi. Oh, io ve lo dico subito, che quella zingarata di fare con un pacco postale da uno all'altro dei figli a me le ha sempre fatto ridere. Ma che? Ma ci vedete a noi due andare a Roma, a Como, a Modena? No, per carità! Però io lo so, non sono nata ieri e un po' di fastidio noi ve lo daremo. Così ho pensato che chi ci ospiterà con sé, noi oltre a metà della nostra pensioncina, gli daremo pure tutta questa casa. Un grande patrimonio non è, e voi lo sapete bene, però è tutto quello che abbiamo. Adesso voi vi riunite, ne discutete, vi fate i vostri calcoli e quando avete deciso ce lo venite a dire con calma, tanto qui nessuno ci corre dietro. Non è che adesso noi possiamo partire con il freddo, no, più tardi, a primavera, se Dio vorrà, marzo, aprile. Adesso andiamo a mangiare, va. Andiamo, Savè. Hai visto? Ma che bravi figli ci abbiamo. Sì. Che belli. Che abbiamo cresciuti proprio bene, Savè. Che belli. Sono proprio contenta. Sono usciti? Ma Alfredo non c'è. È uscito anche lui. Ha detto che aveva un appuntamento. Gioia di mamma, vai fuori e fai un bel pupazzo di neve. Ma fa freddo. E invece sarà mai un po' d'aria fresca. Fallo bene, così poi non lo veniamo a vedere. Vai retta a quello che dice la mamma. Dai, su tesoro, vai anche tu con la mamma. Ah, oh, ma io non ci voglio andare. Vabbè, allora vai in piazza a prenderti un bel bocconotto al cioccolato che ti piace tanto, dai. Niente, dai, di' a Mario che poi passo io, vai. Date. Vado pure io? Sì. Brava. E mi prendo le patatine fritte? Brava. E anche l'hamburger? No, l'hamburger no. Ma chi se ne porta? Adesso che siamo rimasti soli, ci dobbiamo guardare in faccia. E dobbiamo parlarci chiaramente. Assolutamente. Intanto secondo me, l'unico che si può prendere cura dei nostri cari è proprio Alfredo. Alfredo, sì. Mo mi dispiace che non c'è. Alfredo, scusate, ma come si fa ad affidare due persone anziane a un uomo
solo. Senti, Gioia, se permetti siamo noi della famiglia a decidere quello che si deve e quello che non si deve fare. Infatti Lino c'ha ragione, scusami, ma chi meglio di lui? Solo, libero, senza moglie. Senza figli. Gina! Scusa. Mamma potrà preparargli un piatto caldo? O così quando torna da scuola la sera trova da mangiare, no? Anche per la pensione, pure se ne danno la metà è sempre in bel gruzzoletto. Non so se avete saputo, ma ultimamente l'arma ci ha avuto pure un bel aumento. Ragazzi, ma la casa dove la mettiamo? Oh, è un bel capitale, Beh certo, quello che decidono loro per me va bene, però pure la casa mi sembra un po' eccessivo. Ma qui non si tratta di un discorso di capitale, è un discorso affettivo, sentimentale. Avere un focolare domestico dove riunire tutta la famiglia è importante. Sì, però questo lascialo dire a noi, che qua ci siamo nate e cresciute. Sentite, io sono sicuro che Alfredo capirà. In fondo così la mamma l'ha detto, la conosciamo, no? L'ha detto per delicatezza. Ma Alfredo non potrà mai accettare anche la casa. In fondo gli stiamo offrendo una bella opportunità. Non ha sempre detto che ha dovuto scappare dalla famiglia, dagli affetti? No. Sì, però ditemi quello che volete voi, ma a me l'idea di non vedere più mamma e papà qui dentro mi spezza il cuore. Amore, non fare così. D'altronde vanno a stato tuo fratello, mica vanno da un estraneo. Sì, ma finirà tutto, capisci? Finirà la gioia di questi giorni, l'allegria del Natale. Siamo sempre stati così uniti. Ma voi vi rendete conto? Mamma e papà hanno bisogno del nostro aiuto e ce lo sono venuti a chiedere. Filippo, mi lasci la mano, voglio mettere lo zucchero nel caffè. Hanno pensato pure all'ospizio, non ci posso credere, è andata pure a vederlo. Ti prego Lila, basta, non farmi sentire più queste cose, sai quanto ci soffro. Piuttosto, mi viene in mente una sciocchezza. Allora, per quanto riguarda la casa, vabbè, dopo si vedrà. Ma dico io, tutte le cose che stanno qui dentro? C'hai ragione. Ma mica la donazione della casa comprende pure tutto quello che c'è dentro, sarebbe bello. Già, perché qui ci sono delle cosucce, niente male. Per esempio il televisore è nuovo, uno schermo grande, una buona marca. Bravo. Anche la lavatrice ha un ciclo per i programmi delicati. Allora a proposito, scusate, ma io metto subito le mani avanti. Perché qui c'è una cosa che a me mi fa proprio morire. E qual è? Il comò. Oh! Quello che sta nella stanza di mamma? Sì. Quello tutto intarsiato? Sì. Che era di nonna Lisetta? Sì. Quello col piano di marmo? Sì. Quello con una... In casa un solo comò c'è. È evidente che si riferisce a quello. Ma quanto mi dispiace, gioia mia, guarda. Pensa che quel comò me lo regalò proprio a me nonna Lisetta prima che spirasse. Siccome quando ero piccola stavo sempre lì a vedere tutti quegli intarsi, un giorno mi disse, quando sarai grande quel comò sarà tuo. Certo finché la adoperà la mamma, per carità, ma dopo. Scusa Lina, ma quando nonna Lisetta è morta? Tu non avevi un anno? Sì. E come fai a ricordartelo? Perché quello è il primo ricordo che c'ho. Infatti, se tu mi dici qual è il primo ricordo che c'hai, chiedimelo. Qual è il primo ricordo che hai, Lina? Il comò di nonna Lisetta. Ma guarda. E comunque io non vedo l'ora di vedere la faccia dell'Alfredo quando gli daremo la bella notizia. Io? Ma state scherzando? Ma come? Non sei contento? Contento? Ma allora state parlando proprio sul serio? Ma che c'entro io? Io sono uscito apposta, io! Un uomo solo che si deve mettere a cudire due vecchi! Ah, Gioia! Prima di tutto, mammina e papino sono due persone anziane perfettamente agibili e non vecchie come dici tu. E poi, se abbiamo pensato a te, è pure per farti un favore. Ah, un favore? E si capisce, perché non solo ti faranno sentire meno solo, ma ti daranno anche un aiuto economico. E scusa se è poco. E secondo voi io dovrei rinunciare alla mia libertà, alla mia vita, 10 anni di treno in catogeno per queste 4 mura? E un po' di soldi in più! Ma scusa Alfredo, tu sei l'unico senza una famiglia, sei l'unico che non ha responsabilità, l'unico che vive da solo, no? Ma io non vivo da solo. Non vivi da solo? No. Sono 10 anni che convivo. Ma... Alfredo, ma allora ci sono dei segreti tra di noi. Ma come? Sono 10 anni che vivi con una donna e non ci hai detto niente? E chi è? Come si chiama? Che fa?
Si chiama Mario e fa il vigilante. E sono contenta. Andate subito a giocare di là. Certo, è arrivato il mostro. Alfredino, e in tutto questo tempo non ti sei mai confidato con le tue sorelle, con tuo fratello? Ma come ti è venuta questa tua diversità? E che ti devo dire? A un certo punto mi sono accorto che mi piaceva vincere. Prego, ti prego. Ma perché? Che cosa vi aspettavate da un bambino cresciuto con un padre succube e da una madre iperprotettiva, eh? Che cosa vi aspettavate? Alfredo, mammina e papino potrebbero tornare da un momento all'altro! Meglio! Così una volta per tutte lo sapranno anche loro! Senti, Alfredo, io ho avuto gli stessi genitori, eh? Eppure non sono mica... Che? Frocio! Si dice frocio! Alessandro, tu non sarai frocio! Ma... Beh, è meglio che lasciamo perdere, va? Sì. Ecco appunto. Allora, secondo me qui c'è soltanto una persona che può prendersi cura dei nostri cari. E questa persona sei tu. Io? Sì, carina, sei proprio tu, perché tu sei quella che li conosce meglio, sei quella che le sta accanto e che quella che gli abita più vicino. Quindi lo spostamento sarebbe meno traumatico. Stessa regione, stessa lingua. Ma te li immagini quei poveretti lì a Modena? Non uscirebbero nemmeno di casa per lo spavento. Scusa. Io arrivo dalla Lega Nord, arrivata. Ma se io per prima non so dove mettere le mani, esco la mattina per rientrare nella sera e solo Cristo sa quello che trovo. Senza la collaborazione di nessuno, con l'esaurimento nervoso che mi arriva fin sopra la cima dei capelli, la colite spastica, e tu mi vieni a dire che mi devo prendere cura di questi due poveracci. Ma come hai potuto pensare? Beh, però devi ammettere che ha ragione, scusa. E loro sono sempre stati più affezionati a te. Tu sei sempre stata più presente. Ma ti ci metti pure tu. E ci credo che sono stata più presente. Sono quella che gli abita più vicino. E allora, se la mettete su questo piano, vi devo dire che proprio per questo me l'avete messa sempre nel di dietro. Con rispetto parlando, Alfredo. Quando l'anno scorso papà si è operato alla vescica, chi gli ha fatto le nottate? Io, sola, senza un cane che mi desse il cambio! No, Lina, no, non è vero, perché ti ho sempre chiamato e ti ho sempre chiesto se avevi bisogno di una mano. E tu che mi hai risposto? No. E adesso vieni a fare la vittima? No, cara. Ho detto di no per gentilezza. È perché se un uomo era tua moglie che lo doveva capire, era tua moglie che doveva telefonare, visto che dice di essere una donna tanto sensibile. Ma visto che la sensibilità a tua moglie ce l'ha soltanto da una parte. E allora vorresti dire che questo discorso vale anche per me? Oh, povera Milano, dicevo mamma, telefona tutti i giorni e intanto la padella sotto al culo di papà ce la mettevo io. Io me li sono cuccati sempre. Adesso me li cuccate voi. Hai sbagliato, non lo dovevi fare. Pure? Certamente, perché così facendo lei educa di male. E ora chi ne paga le spese siamo tutti quanti noi. Se si fossero abituati a star soli e a fare affidamento sulle proprie forze, a quest'ora non staremo a questo punto. Filippo c'ha ragione, mia cara, è la verità. Oltretutto mi devo sentire in colpa per averli sempre aiutati. Certo, perché a causa dei tuoi buonismi ci siamo dovuti adeguare tutti quanti per non fare la parte dei figli ingrati. Proprio così, carina. Tu hai fatto tutto questo così, sai perché? Perché volevi approfittarti del babbo e della mamma. Ecco perché l'hai fatto. Parli tu che non sei nemmeno della famiglia. Sono tu. Passeggiata quotidiana me la devo fare e io mi devo sgranchire le gambe e poi devo prendere aria. Avete finito? Possiamo rientrare? E perché le avete mandate in cucina? Mi li metto se non c'ho posto? Ma come non c'è posto? Fai dormire Mauro in salotto!
una casa di 180 metri quadri e senza figli. Sei una stronza! Ah, dai Maura, metti la canzone di prima. Fuori. Ma perché? Perché sì! Ma fuori fa freddo! E io c'ho freddo! E allora andate di là, forza! Uffa! Palle! Allora, quando vi faccio comodo faccio parte della famiglia, vero? E quando invece non vi faccio più comodo non ne faccio più parte, vero? Senti carina, io dopo 3 mesi che mi sono sposata i miei suoceri sono venuti a stare da me e io mi sono dovuta stare zitta perché mio marito così ha voluto e se non crepavano stavano ancora là! Sai che cosa ti dico? Che per me l'Alessandro può far quello che vuole. L'importante è che sappia che appena i suoi genitori mettono piede dentro casa mia, io faccio le valigie e me ne vado! Cosa dicevi, cara? Niente, ne parliamo dopo, amore. Lo sapete cosa stava dicendo Alfredo? Che mamma e papà hanno avuto sempre un debole per me. E c'ha ragione, tutto quello che hai chiesto è sempre ottenuto. Ma che? Persino il treno elettrico! Lo so io le lacrime amare che ho dovuto versare per avere il piccino. E comunque tu sei una Giuda. Sì, una Giuda. Come quella volta che mi hai visto fumare con Roberto e sei andata subito a dirlo a papà. Ma se avevo sì e no 5 anni, ma che vuoi che capivo? Ma tu capivi, per i cazzi tuoi hai sempre capito tutto. Il fatto è che sei gelosa di me. Io gelosa di te? Ma che succede? È gelosa di me perché io sono una donna raffinata e lavoro in biblioteca. Sono elegante e intelligente. Sì, come una gallina. Ma sta zitta. Che se non fosse stato per l'amico di papà che conosceva l'autista di Andreotti, col cavolo stavi in biblioteca. Ha parlato il comunista rivoluzionario, che se non era per mio marito, e la Democrazia Cristiana. Lo sai dove stavi, tesoro? A pulire i cessi! Nervosetta, Lina. Hai qualcosa da dire anche a me? Troia! Oddio, Alessandro! Ma lo senti che cosa mi sta dicendo tua sorella? Mi sta dando della troia! E tu che fai? Non reagisci? Non rispondi? Ma che deve reagire? Ma non lo vedi come l'ha ridotto sto poveraccio? Ma meno male che mamma e papà sono usciti! Ma chi è sto casino? Allora, se siamo arrivati a questo punto ce la vogliamo dire tutta? Che nostro fratello abbia sposato una troia, non ci piove, ma che poi qualcuno ne abbia approfittato e ci abbia voluto zuppare il suo biscotto, questo lo vogliamo dire? Non capisco. Fatelo spiegare da Michele se non capisci, mia cara, perché tu lo sai, io sono di animo buono e sensibile, ma certe cose... Michele? Sì. A quale biscotto si riferisce mia sorella? Non capisco. Nemmeno io. Biscotto. Figurati, io ho la glicemia alta. Amiche, non puoi negarci le mie prove. Ma di che prove parlate? Un nostro amico, per caso, vi ha incrociato in un autogrill sulla 14 e ha voluto scattare qualche foto come souvenir. Oh, grazie. Ma di che, figurati. Soccola! Soccola ha distrutto la mia famiglia! Ma hai distrutto la tua famiglia? Ma c'è una famiglia di me! Ma perché te la prendi sempre con me? Era lei che mi tentava! Oh, sì! E poi vediamo il lato positivo delle cose, no? E quale sarebbe? Che è rimasto tutto in famiglia! Ma sto fatto bastardo! Sono tornato in cielo! Vi ho portato zia Clementi. Oddio che bello vedervi tutti qui riuniti. Auguri a tutti. Grazie zia Clementi. Che bella famiglia che siete. Oh.
mangiamo un po' di ciambellone. Me lo porti tu che devo finire il tema, sennò ma poi mamma si arrabbia di nuovo con me. Almeno la faccio arrabbiare solo per i biscotti. Ma stai ancora finendo il tema sulle vacanze di Natale? Sì, ma non mi va più. Senti un po', ma tu lo sapevi di zio Alfredo? Ma certo, ma ti pare? Manco io, solo che mi sa che mamma, papà e tutti gli altri non sapevano niente. Perché i cani sono stupidi. Mamma ora, ma questo non lo puoi scrivere. Cosa? Questo. E perché? Il tema è sulle vacanze di Natale, certo che devo scriverlo. Ma sono cose molto delicate, mica devono saperle tutti. E poi sai, le prese in giro a scuola. Come? Prese in giro? Ma io non voglio essere presa in giro. No, 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 no. Allora forse hai ragione tu. Questa, la cancello e la riscrivo. Dai, intanto cancelliamo. Nervosetta, Lina, hai qualcosa da dire anche a me? Troia! Alessandro, ma lo senti che cosa sta dicendo tuo fratello? Lo senti? Tu mi stai dando della troia, mi stai dando, e tu che fai? Non rispondi, non reagisci! Ma che deve reagire questo poveraccio? Ma non lo vedi come l'hai ridotto? Ma meno male che mamma e papà sono usciti, ma che è sto casino? Allora, se siamo arrivati a questo punto, la vogliamo dire tutta? Che il nostro fratello abbia sposato una troia, non ci piove. Ma che poi qualcuno ne abbia approfittato e ci abbia voluto inzuppare il suo biscotto, questo lo vogliamo dire? Non capisco. Chiedilo a Michele allora, se non capisci, mia cara, perché tu sai che io sono di animo buono e sensibile, ma certe cose... Michele, a quale biscotto sei? Oddio, un dolore grandissimo! Oddio, signora mio, aiutami tu! Io cosa dovrebbe farci il signore con te? Oddio! Posso? Vieni, vieni. Io ci ho pensato, è inutile che ci mettiamo l'uno contro l'altro. No. Ah, siete qui? Sì. Allora? E allora stavamo appunto dicendo che qui la situazione è grave e bisogna prendere una decisione. Certo. Ed è inutile che ci scagniamo fra di noi. È quello che dico anch'io. Sì. Vai a chiamare Alessandro, va? E digli di venire qua, da solo. Va bene. Se volete stare fra voi, io vado di là. No, ma tu che c'entri, anzi. No, però levati da qui dietro, siediti. Ragazzi, la situazione è grave, dobbiamo prendere una decisione assolutamente. E io ci ho pensato. Per me ci sono ospizi e ospizi. Innanzitutto cominciamo a non chiamarli più così, ospizi. E che? Albergo, case albergo. Sì. Guardate che ce ne sono certe che vi fanno passì. Tutto verde, alberi, aiuole. Sì, sì, è vero, è vero. E poi se c'è da mettere qualche cosina in più ci vendiamo la casa. Ma che stai dicendo? Ma che state dicendo? Ma l'avete sentita, mamma? E poi che cosa gli diciamo? Noi non vi vogliamo, ma su. E la gente? Ma non pensate a quello che direbbe la gente. Quattro figli hanno messo i genitori in ospizio. Non si può proprio fare, dai, su. Tiriamo a sorte. A sorte? No, 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 io non ci sto. E se tocca proprio a me, capirà poi. Col culo mi ritrovo. E poi proprio adesso che ho trovato il mio equilibrio con Mario. E allora andiamo in parrocchia. In parrocchia? Eh sì, parliamo con Don Tanino, troviamo una badante, una russa, una rumena. Senti, ma bravo, insomma, allora dà. Siete proprio duri. Ehi. Ma non avete capito? Loro vogliono noi. Vogliono il nostro affetto, i propri figli. Non vogliono lasciare questo mondo così, soli, abbandonati. Il mondo è cambiato, Cristo. È cambiato! Che poi, tutte queste chiacchiere per cosa? Ma campassero gli anni di Noè, ma quanto gli sarà rimasto a quei due poveretti, eh? Mamma ha 82 anni, papà poco meno. Avete visto com'è conciato, no? Ho capito, però guarda che l'età media è aumentata, eh? Se stai sempre male campi 100 anni.
Se stai sempre bene, a un certo punto gli viene un infarto, un coccolone, via. Ma quelli sono i casi più fortunati, Metti una paralisi, ti si immobilizzano a letto per tutta la vita. Che fai? Chiami Cristo che ti aiuta. Mamma, quando torniamo a casa io e te facciamo i conti. Ma che ho fatto adesso? Ma non lo vedi che sei tutta fratica, eh? Perché non vai a finire i compiti, sì? Perché mi è rimasto solo da fare il tema sulle vacanze di Natale, ma se non le finiamo... Certo, aspettiamo sempre l'ultimo minuto, eh? E poi tutta quella neve, tutti quei germi ti ammali di sicuro. Una volta devo andare a giocare fuori, un'altra volta non ci devo andare. Certo, tanto c'è sta scema, dopo. Andiamoci a fare questa scema, non c'è sta scema. E poi, caro Filippo, questi qui sono di razza, questi hanno una fibra che... E che me lo dici a me? Io ieri, così per caso, mi sono da fare una passeggiata al cimitero a vedere i lati, no? E cercavo quella del nonno Rocco. È più giovane di loro, è morto a 93 anni. Sì, sotto al bombardamento, se no, figurati. Che poi, mammina e papino, ridendo e scherzando, sono usciti indenni da una guerra mondiale. Quelli sottemprati sono. Porca, dai, porta giù le buste dello shopping, dai. È arrivata la Raissa. Ciao zia, ciao a tutti. Ciao tesoro. Ah, per questi negozi ci si stanca solo e basta. Quest'anno non si fa niente per il veglione di Capodanno? Con tutti i problemi che ci abbiamo, questa sta pensando al veglione di Capodanno. Sì. Vabbè, dicevo per dire. All'origine del disastro, la polizia di casa è una bomba contenuta in una vecchia stupa. Salgono così a 185 dall'inizio dell'anno le vittime di incidenti causati da fughe di gas. A questo proposito, per una maggior sicurezza, vi invitiamo a controllare periodicamente lo stato di conservazione e di efficienza delle apparecchiature, in modo particolare quelle alimentate con bombe a gas liquido. Gli inviti alla potenza non sono mai troppi. Tornano alle case loro, sai? Se ne vanno a casa, hai capito? Ma non dovevamo andare anche noi? No, non adesso, più tardi, a primavera, sai? A primavera! Mamma! Mamma! Siamo noi! Siamo noi, mamma! Oddio! Ma che avete fatto? Un altro regalo! Sì! Questa è una stufa che potete mettere al posto del braciere. Sì, finalmente. Certo. Ma non dovevate. Va bene, altri erano per Natale. E questo invece è regalo di Capodanno. Abbiamo messo un po' per ciascuno. Sì. È una bella stufetta, ve la mettete in camera. Una bella stufetta, economica, semplice da usare. Guardate come è facile da spostare. Guarda. Ma che vi devo dire allora? Grazie. Grazie. Questa qui ve la mettete in camera, la accendete e poi regolate la temperatura come vi piace a voi, non come il braciere. Grazie, ma che bella. Vabbè, portiamola nella nostra stanza. Perché l'hanno scritto i giornali e l'ha fatto vedere pure la televisione. Però non capisco, perché mamma e papà i zii?
Hanno detto che la colpa è stata della stufa che era troppo vecchia, invece la stufa era nuova perché gliel'hanno regalata per la festa di Capodanno. Non si farebbe per i figli, eh? Quanti sacrifici, quanti pensieri. E poi, ecco cosa succede. Se ci penso, mi viene da piangere, mi viene. Adesso il mio unico pensiero è quello di liberarli da quel peso che si portano dentro. Da quel senso di colpa che hanno per averci regalato quella maledetta stufa difettosa che ci ha portato via da loro. Come mi dispiace, loro erano così gentili, volevano farci stare bene. Mi si strazia il cuore al solo pensiero che adesso sono disperati. Mi mancheranno tanto. E noi mancheremo a loro, ne sono sicura. Save, save, arrostai, save. I am here. Oh Gesù, save, andiamo, va. Andiamo, save. Go, go. Un momento, Trieste. Un momento. Io sono vecchio, non scemo. Thank you.
soddisfatti per essere qui questa sera. Questa è la seconda replica di questa nuova produzione, questo spettacolo particolare che ci è costato un po' di fatica. Volevo ringraziare i miei collaboratori, quelli senza i quali non potevamo fare questo spettacolo. Mi riferisco a Piero, Alessandra, Sara, io, Andrea, Walter. Volevo ringraziare il mio cast tramite le due giovani attrici. Lei, Giulia, ormai è una veterana perché già ha fatto lo scopone scientifico, otto donne e altre cose. Lei è una debuttante e ha buone speranze di farlo. Ringraziamento più grande da voi, perché senza pubblico il teatro non esisterebbe, quindi grazie di essere così tanti questa sera. Grazie. Oggi che magnifica giornata, di felicità, è così, è la mia bella, è la bella della, della donna, se n'è andata, ha lasciato al fine in libertà, sono padrone ancora della mia vita, aspetta, sono padrone ancora della mia vita, ecco, e goderla voglio sempre più, ella mi ha giurato del partir che non sarebbe ritornata. Ritornata, vivere senza malinconia, vivere senza più gelosia. Senza rimpianti, senza mai più conoscere cos'è l'amore, cogliere il più bel fiore, goder la vita e far tacere il cuore, e ridere sempre così. Commedia dell'amore, ecco, adesso la tua donna recitarti fa, bene, tu diventi allora primo attore, aspetta, aspetta. E ripeti quel che tu vorrai.